Sabato 18 di giugno 2022, tardo pomeriggio, quasi sera, ma la temperatura là fuori è proibitiva, un caldo eccessivo che forse è anche illegale, fa seccare i pensieri in testa. Perciò preferisco raccontarvi alcune notizie di una pianta che tra l'altro qualcuno di voi, un utente di YouTube, mi ha chiesto, dunque del mio canale, mi ha chiesto di parlarne, e allora accennerò qualcosa di questo particolare vegetale. Lo farò però qui dallo studio di Viareggio in via Rosmini 18, dove solitamente ricevo i miei pazienti, tra qualche istante. Ora lancio la sigla. La pianta di oggi, la pianta in questione, si tratta della Lantana camara, appartenente alla famiglia delle verbenacee, una pianta esotica importata per motivi ornamentali, originaria direi dell'America del Sud e anche di quella centrale. Gli uccelli poi, che non temono la pericolosità delle bacche, argomento sul quale tornerò tra poco, diffondono i semi dappertutto, sono grandi trasvolatori e così la pianta in questione giunge nelle Hawaii, persino in Asia, dunque in India, naturalmente in tutto il sud-est asiatico, persino in Africa. E poi ci siamo noi che, come dicevo, per motivi di bellezza, perché si tratta di una pianta ornamentale molto bella, l'abbiamo accudita nei nostri vasi, negli spalti di traffico delle nostre città, sui balconi, nei giardini, nelle aiuole. Ma attenzione, perché si tratta di una pianta che col tempo diventa legnosa e ruba molto spazio. Si tratta di una pianta invasiva, anzi invadente, e anche nelle terre dalle quali proviene rappresenta un vero e proprio flagello botanico, ovviamente guardando tutto dalla prospettiva antropocentrica, ovvero l'interesse dell'uomo. Proprio in queste culture, quella diciamo del Latino America, si è sviluppata anche una forma di medicina popolare tradizionale che tiene conto dell'utilizzo della polvere ricavata dalle radici essiccate per la preparazione di un rimedio fungicida, dunque per uso esterno riesce a curare i funghi della pelle. Non soltanto, una pianta battericida, ma come ho accennato si tratta di una pianta pericolosa perché tossica. Le foglie e soprattutto le bacche nere rappresentano un'insidia e mai devono essere ingerite. Le bacche poi possono essere per motivi di gioco, quindi per motivi attrattivi, anche essere particolarmente pericolose per i bambini e persino per gli animali domestici che magari teniamo in casa o che scorrazzano liberi nei nostri giardini. Cani e gatti che venissero a contatto, cioè mangiassero queste bacche nere, potrebbero seriamente avvelenarsi. La pianta, proprio perché diventa un cespuglio legnoso, ha dato origine anche a un certo artigianato, perché con quei rami legnosi intrecciati e flessibili è stato possibile nel tempo realizzare stuoie, canestri, ma addirittura mobiletti e persino scope, quelle che in Toscana chiamiamo granate. Ebbene, la Lantana camara, declinata nel nostro territorio, ormai accolta e accudita in molti colori e specie diverse. Una pianta bella, con un odore non gradito, certo, non gradito a noi uomini, ma soprattutto direi non gradito alle zanzare e a quei diversi flebotomi che loro sì possono rappresentare quantomeno un fastidio per le nostre serate estive. Dunque questa pianta, ben conservata e limitata nello spazio, nel giardino, sul balcone, intorno casa, è in grado di allontanare appunto questi insetti estivi tanto pruriginosi nelle loro punture. Lantana camara, allora, una pianta bellissima che possiamo osservare. Io abito a Viareggio, Viareggio ne è sufficientemente piena da lasciare intravedere a ogni angolo di strada macchie cromatiche che si trovano all'interno di vasi in terracotta che rendono i marciapiedi, le viuzze, gli angoli delle strade appunto particolarmente suggestivi.
una pianta che racconta però, come dicevo, di qualche insidia, e allora bisogna sempre rispettarla, osservarla, però si tratta davvero di una pianta particolarmente bella. E allora grazie per la vostra attenzione, vi do appuntamento a un'altra narrazione etnobotanica.